No, cioè, è difficile, è pericoloso che, perché se uno delle due ha il sopravvento, in qualche modo annulla gli effetti o comici o drammatici. La cosa, lato comico, tutto ciò che è comico comunque parte da un fatto realmente accaduto. L'uomo a lutto che viene scambiato per fascista perché ha la camicia nera è un fatto che è realmente accaduto. E il cieco che veniva usato come radar in cima alla montagna perché ha un udito molto sviluppato e non c'era la tecnologia per affrontare il nemico è un fatto realmente accaduto. Quindi a me diverte molto il lato comico, però basandomi su fatti veramente accaduti, perché spesso la tragedia esalta il lato comico. Insomma, se pensiamo a un funerale elevato in lutto, quante volte, quante situazioni comiche si sono create, magari non puoi ridere perché non è il caso. È una cosa che si alimenta vicenda, però appunto basta che qualcuno esagera, che sovrasta l'altro, che se il comico sovrasta poi la tragedia non è più credibile. Quindi quando a me mi dicono ho pianto e poi ho riso è uno dei complimenti più belli che mi possono fare. Il y a un vrai échange entre cet équilibre, ces deux éléments justement de tristesse et de comédie. Et donc le vrai travail à faire, c'est de ne pas essayer de ne pas cacher l'un ou l'autre. Et vu que c'est vraiment un rapport réciproque, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment de voir comment on peut passer de l'un à l'autre sans perdre les deux. Donc comme une médaille, il dit justement, c'est savoir que le public apprécie ça et arrive à se mouvoir et en même temps à rire, c'est vraiment fondamental pour lui. Par exemple, on parlait justement de personnage qui habille en noir, c'est un deuil vrai, c'est des faits réels, justement, c'est pas inventé, c'est vraiment comme voir comme la comédie arrive à être tragique, d'avoir des éléments de tragédie dans la réalité.